oggi sfida culinaria, come vedete siamo insieme e prepareremo la ricetta delle polpette di melanzane in due versioni. Esatto, ognuno appunto farà la sua versione, in realtà sono abbastanza simili come ricette, sì. Però ognuna ha il suo metodo. Entrambe sono senza uova e sono simili ma non troppo. Esatto. Iniziamo. Andiamo. Abbiamo Elisabetta queste tre melanzane a disposizione, quindi ho fatto così. Una melanzana e mezzo per lei e una melanzana e mezzo per me. Ok, iniziamo. Allora, per prima cosa divido le melanzane a pezzetti abbastanza piccoli da non farli incastrare nel frullatore, quindi dipende un po' da che frullatore avete. Il mio, se non le divido abbastanza, si incastrano e poi non frulla più niente. E le dobbiamo spezzettare in dei granelli piccoli, pochi millimetri, quindi non deve diventare un purè, non deve diventare una cosa liscia, ma non ci devono neanche essere pezzettoni. Quindi dovete utilizzare per forza un mixer, un frullatore a immersione non va bene, e neanche quelli da smoothie, quelli alti e stretti. Questo qui invece è perfetto per fare questo lavoro. Alla fine il risultato dovrà essere un po' questo, quindi i pezzetti sono molto piccoli ma non sminuzzato a purea. Quindi adesso mettiamo tutte quante le melanzane dentro la padella. Aggiungo il sale che aiuterà a far perdere l'acqua di vegetazione. Metto il gas medio-alto, quindi il piano induzione a 8. Come vedete l'acqua di vegetazione è completamente evaporata e quindi adesso possiamo mettere le melanzane all'interno di una ciotola. Andiamo ad inserire la farina di ceci, la vado a mettere un po' alla volta. La quantità di farina di ceci che vado ad utilizzare ve la do precisa, però considerate che potrebbe variare un po', cioè se sentite il composto leggermente asciutto o già comunque della consistenza giusta, fermatevi, perché comunque la quantità di acqua che rimane nelle melanzane potrebbe essere variabile a seconda del tipo di melanzana, di quanto l'avete fatta asciugare, quindi fidatevi un po' della consistenza e utilizzate la quantità che vi diamo nella descrizione come quantità indicativa. Ok, la farina di ceci va bene così, non ne aggiungerò altra. Metto soltanto un cucchiaio di pane grattugiato e poi mi piace aggiungere le spezie, però è una cosa assolutamente facoltativa e potete mettere quelle che vi piacciono di più. Non ci rimane che fare le polpette. Per farle di solito utilizzo le mani e mi trovo bene utilizzando una ciotolina e bagnandole leggermente, ma basta veramente pochissimo. In questo modo quando si vanno a fare le polpette le mani non rimangono per niente appiccicose e le polpette vengono bene, sono facili da realizzare. Polpette fatte, adesso lascio la cucina ad Elisabetta e dopo le inforneremo insieme. Queste qui ovviamente le potete fare anche in padella una volta fatte, io però preferisco farle in forno e basta, niente, non ho nulla da aggiungere. Eccomi qua quindi pronta per le mie polpette, ho la mia melanzana in mezzo. Quello che vado a fare io, al contrario di Fede, è quella di tagliarla a cubetti piccolini. E la vado a cuocere quindi andiamo a tagliarla così. Devo essere molto veloce perché non posso perdere. Quindi probabilmente vedrete anche affettato un mio dito. Non mi interessa se i cubetti sono troppo grandi perché una parte poi verrà frullata e l'altra parte rimarrà a cubetti, quindi mi piace che si senta. Olè. Allora, melanzana tagliata la vado a mettere in padella e vado a tagliare una cipolla di Tropea. Se volete potete anche cuocerla prima di aggiungere le melanzane, quindi ad esempio tagliate la cipolla, la lasciate ammorbidire con un po' di olio e poi nel frattempo che voi tagliate la melanzana la cipolla si è ammorbidita e potete aggiungerla.
Altrimenti, se vi piace, la potete mettere anche così, direttamente, senza fare nessuna sorta di soffritto. Cipolla di Tropea, ultimamente mi sono fissata con questa cipolla di Tropea, la metto anche nel caffè latte, però si stanno benissimo anche i porri o i cipollotti. Vado a mettere anche la cipolla insieme alle melanzane. Là. Aggiungo un filo di olio. Al posto del sale invece vado a mettere la salsa di soia. E gliela finiamo. Che salsa di soia è un po' come la cipolla di Tropea, ultimamente la sto mettendo ovunque, ovunque. Allora mescoliamo, copro con il coperchio e lascio cuocere più o meno 10 minuti. Melanzane pronte, sono venute bellissime. Adesso le vado a mettere in una ciotola e come vi dico... è entrata una mano. Le vado a mettere in una ciotola e come vi dicevo prima ne vado a frullare una parte. Devo dire che mi piace molto la cipolla di Tropea perché lì per lì può anche avere un aroma molto intenso, però una volta cotta diventa delicatissima e non c'è bisogno che stracuocia perché il suo sapore sia morbido, basta davvero pochissimo e diventa super buona, ma in realtà è anche una di quelle cipolle che si mangia cruda proprio per il suo sapore, quindi straconsigliata. Quindi sì, lo frulliamo. Di melanzane non ne vado a frullare molte, diciamo che frullo quello che mi serve per ottenere un impasto che poi diventa malleabile. Quindi all'incirca un quarto, al massimo una metà. E andiamo a preparare l'impasto vero e proprio, quindi anche io spezio con erbette, il mix di erbe, erbe spezie, ma soltanto erbe aromatiche. Magari vi lasciamo nella descrizione il link al video di 1000 anni fa dove lo preparavamo, è buonissimo. Paprika dolce e affumicata e un pochino di curry anche io. Andiamo a mettere il pane grattugiato un po' alla volta, vale lo stesso discorso che ha fatto Fede prima, perché il pane grattugiato può assorbire una quantità diversa di liquidi, quindi mi raccomando sempre un po' alla volta. Ci siamo, questa è la consistenza giusta, adesso io vado a fare una velocissima panatura, ma proprio ecco, super veloce, vado a mettere un po' di pane grattugiato. Una magia, una stregoneria tutto sul tagliere, di solito lo metto sul piatto però... adesso, per motivi televisivi, lo facciamo qua. E vado a fare la panatura sia quando le faccio al forno, sia quando le faccio in padella. Anzi, se cuocete queste polpette in padella, la panatura è super consigliata. Vado a formare dei mini burger in questo modo, quindi una volta fatta la polpettina la schiaccio un pochino e aiutandomi anche con la panatura la faccio ruotare in modo da darle la forma tipica del burger, molto semplice. Polpettine pronte, avrò io l'onore di infornarle, qua ci sono quelle di Fede, qua ci sono le mie, sono di meno soltanto perché i burger sono più grandi, non è che votate Federica perché queste sono di più. Comunque le inforniamo a 180-185 gradi. Eccoci qua, polpette pronte, le mie hanno fatto 10 minuti e le mie invece 15. Ed eccoci, arrivati alla parte clou di tutta quanta la giornata, esatto, di questo video. Ovvero l'assaggio. Esattamente. Io assaggio le tue, tu assaggi le mie? Sì. Ok. Vabbè raga, non imprendiamo mica la sola assaggiata. Una però una. È buona. Buona con la tua, ma già la sapevo quindi. Allora, possiamo dare dei commenti a freddo. Di positivo? Queste polpette, di negativo non hanno niente, sembra un positivo e un negativo. Devo dire che io le avevo fatte tonde e dentro erano venute abbastanza, molto buone, ma abbastanza mollicce. Queste invece con la farina di ceci che non ho mai messo, sono molto compatte, cioè non sembrano assolutamente vegan, sembrano fatte con le uova perché sono belle corpose dentro e
quando hanno questa consistenza a me le polpette piacciono tanto, quindi promossissime. Noi speriamo tanto che queste ricette vi siano piaciute, speriamo anche che questa idea di video vi sia piaciuta e trovate sotto, come abbiamo detto prima, gli ingredienti di entrambe le ricette e soprattutto adesso fateci sapere quale vi è piaciuta di più di versione, se la versione burger che ho fatto io oppure la versione in polpettina mignon carinissima che ha fatto Fede. Provatele perché anche se in realtà hanno entrambe le melanzane, i risultati sono nettamente differenti. Sono buone entrambe, ma in modo differente. Sono appunto completamente diverse. E niente, noi speriamo che vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!